La Federazione Nazionale degli Infermieri ovviamente gioisce per questa bellissima iniziativa, per questo bellissimo francobollo che da oggi viene reso pubblico grazie a Poste Italiane e al Ministero per lo Sviluppo Economico. Un francobollo che è stato emesso proprio per celebrare e riconoscere questo anno particolare per la nostra professione. Ma intendiamo anche utilizzare questo momento per proporre un'ulteriore riflessione dal punto di vista istituzionale sul passato, sul presente e sul futuro della professione infermieristica. I continui tagli alla spesa di personale hanno determinato quello che noi da molto tempo abbiamo segnalato, una carenza importante di personale infermieristico. Una carenza con cui ci siamo confrontati pesantemente nei primi mesi della pandemia e in questa seconda ripresa. Occorrono maggiori investimenti, occorre più sicurezza per gli operatori sanitari, tutti e per gli infermieri. Occorrono maggiori garanzie per un lavoro adeguatamente valorizzato. Occorrono percorsi di formazione specialistica. Occorre riconoscere il contributo peculiare che gli infermieri tutti i giorni garantiscono, in ospedale come sul territorio, a tutti i nostri cittadini all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. E noi, con questo francobollo, che è espressione dei valori di comunicazione, di relazione di vicinanza in cui ci riconosciamo come infermieri, vogliamo far sentire ai cittadini che ci siamo, che siamo vicini. Che siamo vicini ai nostri assistiti in ogni momento.